Allora, benvenuti a tutti. Siamo molto contenti di presentare questo libro. Io mi reprimerò non nel dire la mia, ma poi magari ci sarà il dibattito. E, pochissime Così apri il parole, dibattito pochissime davanti a due parole. psicanalisti, mi reprimo. Adesso ci Loro sarà. sanno cosa ne deducono. Sì, Ma cambia ben altro linguaggio. verrà fuori qua. Allora, una premessa per meglio capire l'importanza e il valore di questo libro, di questo lavoro che conclude, insomma, è una bella tappa di un lavoro che Paola Marion ha fatto negli anni ed è un lavoro di sintesi, ma anche un lavoro creativo. Paola la conosciamo tutti, quindi non ho bisogno di aggiungere tanto. Comunque, ruoli molto importanti nella società. Di psicanalisi italiana, nella SPI, anche in quella internazionale, nell'IPA, ora è direttrice della rivista di psicanalisi. E questa premessa è per dirvi che nel dibattito bioetico, soprattutto italiano e dell'ultimo decennio, che ha seguito molto l'accelerazione crescente delle tecniche riproduttive, il piano della discussione, sia dell'inizio della vita che della fine vita, è stato sempre segnato soprattutto da due piani, quello etico, filosofico, religioso, quello giuridico, legislativo. E l'approccio, che lei definisce il punto di vista delle risonanze psicologiche emotive, invece è stato molto, molto trascurato. E negli anni, con tante amiche qui presenti, colleghi, se ne è parlato, si è visto e io mi sono sempre stupita, soprattutto nel decennio che c'aveva, non l'ultimo, l'altro, quello che chiudeva il secolo, quello che era segnato tra l'altro da diciamo, insomma, un grosso peso dei paradigmi psicanalitici nella dimensione culturale anche diffusa, no? Un'antropologia che molto doveva, anche abusava di categorie psicanalitiche. Bene, lì non c'era mai un approccio di questo tipo, no? Se ci ricordo, io mi stupivo anche nel Comitato Nazionale di Bioetica, c'erano tutti gli esperti possibili e immaginabili del tema, ma non c'era mai uno che affrontasse direttamente questo. Poi nell'ultimo decennio, quello che abbiamo proprio alle spalle di questo secolo, invece, è la psicanalisi in generale che ha un po' segnato il passo e si è affievolita proprio le categorie stesse della psicanalisi, quindi è più comprensibile che a questo punto del percorso ci sia un contributo di questa natura, di questa portata, perché è anche molto, molto lavorato, molto, molto ricco, molto serio. È un ottimo punto dello stato dell'arte. Ecco, trovo che sia una cosa già di per sé estremamente, estremamente importante ed encomiabile. In un momento in cui la psicanalisi stessa, ecco, fatica e soprattutto su questi temi, io insomma, poi magari nel dibattito dirò meglio. Bene, nelle tecniche riproduttive, dice Paola dall'inizio e conclude pure così, la sfera sessuale, l'identità della persona, le modificazioni delle relazioni primarie, no? Fondative, ecco, sono messe tutte in gioco proprio nella maniera più assoluta, più totale, fino a stravolgere i pilastri proprio fondamentali delle interpretazioni psicanalitiche su questi temi. A partire, e questo è un po' uno dei, forse un secondo fil rouge di tutto il lavoro, della scena primaria e del complesso di Edipo. Bene, dal sesso sganciato dalla procreazione, come erano gli anticoncezionali, che già ci mettevano, ci hanno posto qualche problema, ma l'accelerazione invece totale sganciamento del sesso dalla procreazione, ecco, ma anche molto molto accelerato. Ecco, insomma, gli interrogativi che vengono dalla psicanalisi sono davvero tanti, anche per la rapidità. Noi, anche qui, tra l'altro, in tantissime sedi, molti presenti li ricordo nel tempo, cioè all'inizio, quando con le tecniche riproduttive si concentravano sulla FIVET, sull'omologo e l'eterologa, ecco, sembrano passati veramente anni e anni luce se pensiamo dove siamo arrivati ad ora, no? E cioè alla pluralità di soggetti, a tre madri, quattro padri, insomma, quella che viene chiamata nel libro più volte la vertigine tecnologica di questi interventi. E il filo rosso, dice lei, di questa possibilità quasi infinite che riguardano sia il tempo che lo spazio, perché anche dopo la morte, e di soggetti diversi. Ecco, il filo rosso, lei dice, Paola dice, è un altrove, questa molteplicità di persone, perché appunto il filo
figure femminili, ma che poi possono anche cambiare sesso nel corso, identità di generi, luoghi e tempi, hanno fatto sparire il momento dell'origine, l'interrogarsi sull'origine. E questo, lei dice, è l'altrove. Un altrove che, lei lo chiama con un termine molto bello, secondo me, un segreto di famiglia, che anche nelle terapie lei riscontra. Un buco nero, proprio quella ricerca dell'origine, di dove siamo, da dove partiamo, che era quello che aveva spinto poi Edipo ad andare a Delfi, e quindi è un tema proprio forte. Ora, poi lo vedremo in tanti pezzi di ragionamento, questo buco nero, questa angoscia, non nasce solo nelle fecondazioni che non hanno una origine naturale, perché anche la casualità della natura può creare altrettanta angoscia. In questo caso, però, e questo è un discorso di fondo che va fatto, tutto questo riporta al fatto che qui c'è un aspetto di intenzione palese, non può che essere così, e quindi il tema, l'argomentazione che anche la natura può procurare angoscia dell'origine non è pertinente, secondo me. Ma non voglio dire troppo la mia, come vedete. Mi avvicino alla conclusione ricordando due temi. Uno è quello dell'identità, dei tanti che ho accennato e che adesso sicuramente voi affronterete anche con più pertinenza. Il tema dell'identità, che anche questa ha una parte molto trattata molto bene a partire da Winnicott, dal concetto di integrazione, è un tema che va al cuore della questione, perché l'identità biologica viene sostituita da questa identità ben più fluida, che deve diventare capace, qui torna in gioco un'attualizzazione delle categorie analitiche, una identità più fluida che deve essere capace di integrare le diverse parti. E questo già si era visto in altri studi che aveva fatto sia Paola che ovviamente tutta la ricerca, ma anche molto americana, io credo, mi pare di ricordare, quella dei trapianti. E quindi questa capacità di integrare anche biologicamente delle parti diverse. Però dicevo, perché è così importante questo tema? Perché l'identità postmoderna si allontana tantissimo da uno di... Il grande tema che la nostra generazione e il secolo scorso ha domandato alla psicanalisi, cioè la ricerca di una identità forte, di un rafforzamento dell'io, cioè il tema dell'identità è una richiesta importante che si faceva all'analisi, no? Perché era l'esito di un processo adulto di crescita che portava questo io forte che doveva barcamenarsi, ripete giustamente sempre l'affascino dell'espressione un estraneo tra noi, quindi la dimensione dell'inconscio, il superio, e quindi quella era la meta. Ecco, questo non c'è più, perché adesso il problema è da questa identità forte alla capacità di fare convivere questi oggetti diversi, e anzi da queste diversità farne una forza e non solo una necessità o dei compromessi balbettanti. E poi c'è il tema, la madre di tutte le questioni, che vorrei poi affrontare in alcune domande precise, soprattutto dal punto di vista anche giuridico e legislativo, cioè il tema del desiderio, del bisogno e del diritto. Cioè avere, cercare un figlio, desiderarlo fortemente, può, deve, cosa vuol dire quando si traduce in un diritto? E questo... Anche qui è vero che il desiderio di un figlio può essere complesso, potente, e anche quando non consegue una tecnica riproduttiva, no? Quando vengono naturalmente si cercano i figli, ma e quindi anche nel processo di naturale questo desiderio non è mai lineare, non è mai trasparente, non è esente da narcisismi o da proiezioni. Però, ripeto, qui è palese la potenza di questo desiderio contro tutto, contro ogni evidenza naturale, fino alle forme estreme in cui non entro, ma che lo conosciamo tutti. E quindi la domanda dell'etica e della bioetica e della legge diventa sempre, sempre, in ogni momento, è se ogni desiderio possa davvero essere un diritto.
Io poi farò queste domande al nostro... La risposta è ecco. No, eh? Sì, la tua è no, però invece altro, sì, appunto, scusa, pesantemente. Sfido chiunque a dire sì. Beh, io anche, ma non posso, no, io devo essere neutra. È grossa. Infatti, il punto per me è quello. Però per rimanere alla psicanalisi, perché intanto entriamo dentro al tema di merito del libro, poi dopo troviamo delle conseguenze anche sul piano del diritto, a me è molto interessata la distinzione, di nuovo, che spiega molto bene Paola, e che secondo me è il contributo più interessante, ma da utente, diciamo, più che da esperta di psicanalisi, però da molto utente, è questa distinzione tra bisogni e desideri. Che pure questa, Paola spiega molto bene, anche qui Winnicott, Gaddini, cioè l'idea che il bisogno, per quanto appunto ci sia anche nella natura, però qui è palesemente più compulsivo, fusionale, è ripetitivo, insomma, rivolto a sé, mentre il desiderio classicamente in questo approccio psicanalitico è un esito di una scelta più matura, più libera, insomma, dove il soggetto tende almeno ad uscire da se stesso. Questa distinzione sta molto, secondo me, del limite, cioè dell'interpretazione psicanalitica che può vedere una critica al desiderio. Autocentrato a tutti i costi, del figlio a tutti i costi, che non può neanche secondo me diventare diritto, ma questo ne parliamo poi nel dibattito, e di questo poi vorrei magari aggiungere qualcosa dopo. Adesso io mi fermerei, perché se no qualcuno mi può dire che sono prolissa, e vorrei cominciare a chiedere ai nostri interlocutori. Io invertirei l'ordine alfabetico, mi prendo questa libertà, perché vorrei sentire prima la Anna Nicolò, collega di Paola, psichiatra infantile, psicanalista con funzione di training della Società Psicanalitica Italiana, di cui è presidente, e competente proprio nel campo dell'adolescenza e della terapia di coppia, quindi proprio più fortunati di così non potremmo essere. Io mi metto a prendere appunti, mi permetto di chiederle, ovviamente voi dite tutto quello che volete, ci mancherebbe, ma io metto là delle suggestioni, e nel suo caso questa suggestione sta nelle parti, anche queste molto belle, del libro, in cui c'è questo rapporto tra sessualità infantile e adolescenziale e le tecniche procreative, quindi l'assenza di genitalità, l'assenza di un erotismo che tradizionalmente è considerato più maturo, le fantasie, insomma tutta quella parte lì. Però, ovviamente è una curiosità mia, magari ne parliamo dopo, però quella è molto evocativa, questa dimensione. Cioè, qual è il rapporto? Qual è il rapporto tra le fantasie e comunque la sessualità infantile nelle categorie dell'analisi fino ad ora, applicate alla procreazione e alla sessualità, e applicate alle tecniche riproduttive di oggi? Grazie, Anna. Grazie. Prego. Beh, intanto... Sì. Sì, io mi parli, applaudo sempre. Io solo. Me lo faccio sempre. Me lo faccio sempre perché è un modo di empatico di contribuire. Sì, ma dopo grazie. No, perché sennò dovrei fare una chiusa per attivare l'applauso. Io invece non starmi nel posto mio. Dai. Ma mi sembra che l'applauso l'abbiamo fatto spontaneamente, perché mi sembra che hai puntualizzato una serie di aspetti importanti di questo libro. E, intanto permettetemi di dire una cosa che secondo me è molto significativa. Questo libro nasce da una lunga ricerca che Paola ha fatto e che inizia, se ben ricordo, se ben sono documentata, perfino dagli anni 90, all'interno di un gruppo di ricerca interdisciplinare che era proprio sulle problematiche relative all'avanzamento delle biotecnologie. Mi sembra che questa tematica poi Paola non l'ha mai lasciata, ma l'ha rideclinata in moltissimi modi, presentando anche numerosi interventi a livello nazionale e internazionale in convegni significativi, organizzando lei stessa dei convegni proprio sui nuovi scenari e le nuove identità. L'ultimo di questi convegni a cui ha partecipato è quello del 2017, che è la psicanalisi interprete del tempo presente, che era un convegno internazionale. Quindi intanto siamo davanti non solo a un libro, ma siamo davanti a un ventennio di ricerche gruppali, individuali, che Paola sta
rappresentando. Questo mi sembra molto significativo perché non è vero che la psicanalisi non è presente su queste tematiche. La psicanalisi è presente. No, ma non esce. Sì, noi abbiamo l'abitudine di essere discreti a volte, anche perché è anche un modo di garantire i nostri pazienti. La nostra discrezione è un modo di garantire anche il lavoro che ogni giorno facciamo con i nostri pazienti. Però mi sembrava importante di doverlo ricordare, questo aspetto. L'altra cosa che voglio dire di questo libro, che effettivamente è denso e ricco di psicanalisi e non solo, è un libro che si divide in due parti. Lo voglio sottolineare perché diciamo che la prima parte di questo libro ha un solidissimo impianto psicoanalitico e un excursus sulle teorie psicoanalitiche più significative che hanno caratterizzato gli ultimi anni della psicanalisi. La psicanalisi ha al proprio interno delle lotte intestine teoriche di modelli, di ricerche, che è incredibile. Forse le persone all'esterno non possono immaginare quanto ci accapigliamo su questi dibattiti. E Paola mi sembra che sta molto acutamente, per arrivare poi al punto della discussione più specifica, illustrando due modelli che si sono articolati e che si sono contrapposti. Diciamo che uno è il modello francese, che sta alla difesa della pulsione, che è più classico, diciamo, con un impianto più fedele a Freud, e l'altro che è invece un modello più anglosassone, più recente. Paola cita moltissimo Winnicott, che invece non guarda solamente all'Edipo come elemento cruciale e fondamentale dello sviluppo della personalità, ma guarda molto agli stati primitivi della mente, che guarda ai traumi precoci e guarda molto quindi all'organizzazione del sé e a questi modi molto non verbali, assolutamente agiti, assolutamente primitivi, a volte con comunicazioni da inconscio a inconscio, che attualmente caratterizzano una parte di questi studi della psicanalisi. Giustamente Paola, trattando questo tema al cuore della sessualità, ci porta a una posizione molto più recente, che è quella di un analista inglese, che è Fonaghi, che recupera l'importanza del dialogo fra la dimensione pulsionale e la dimensione più primitiva. Quindi ci fu un famoso articolo di Green che si chiedeva, che un analista francese che adesso è morto, uno dei maestri, uno dei maîtres à penser della psicanalisi, che si chiedeva: ma c'è ancora posto nella psicanalisi per la sessualità? Ecco, la risposta è sì, c'è posto, ma dobbiamo pensare che il modo che ha la madre di sintonicamente rispecchiare i vissuti del bambino, il modo che ha la madre di accogliere, di far crescere il bambino, di comprenderlo, di accudirlo, ha un peso anche sul suo sviluppo sessuale. Questo è un discorso abbastanza importante e dal nostro punto di vista costituisce un ponte di collegamento e di dialogo. Voi pensate solamente, e questo per darvi l'idea anche della mobilità della psicanalisi, scusate, io sono una fan della psicanalisi, vi ho dedicato la vita, mi dovete scusare, quindi va bene, sì, va bene. Allora, recentemente al congresso della Federazione Europea di Psicanalisi di Varsavia c'era un grande psicanalista che però è chair dell'IPA, dell'International Psychoanalytic Association Research Committee, che è un neuroscienziato, in realtà Mark Solms, che diceva una cosa che dal versante neuroscientifico corroborava molto questo punto di vista. Che cosa diceva? Diceva sostanzialmente, parlava di questa ricerca
sui topi e mostrava e ci ha discusso e ha mostrato come praticamente le topine, le madri topine, praticamente sono capaci di stimolare particolarmente i cuccioli. Dalla stimolazione dei cuccioli che la madre topina fa, particolarmente sui piani genitali, ci può essere, a seconda che ci sia un maggiore o minore stimolazione, uno sviluppo della sessualità intesa in senso maschile o femminile. Quindi quello che noi vediamo oggi, che giorno dopo giorno anche le scoperte neuroscientifiche per certi versi corroborano, sostanziano e confermano quelle che sono delle teorie psicanalitiche, perché appunto Mark Soames parlava dell'influenza sul piano dell'amigdala e dell'ippocampo di queste stimolazioni. Quindi è vero che possiamo parlare di un ponte di collegamento fra teorie, ma anche di un ponte di collegamento fra accudimenti. Un accudimento buono da parte di una madre sintonica è capace di sviluppare anche una buona sessualità nel bambino. Adesso andiamo un attimo. E quindi diciamo che per certi versi per noi questo rappresenta in un certo senso il ritorno del rimosso, di quel rimosso della sessualità che sembrava essersi perso a un certo punto nella psicanalisi. Sappiamo oggi sempre di più che corpo e mente sono due modi di espressione che l'organismo ha, due linguaggi. Noi parliamo con la mente, con le parole, e parliamo con il corpo. Dobbiamo imparare a decodificare questi due linguaggi, a conoscerli, a rispettarli. Questa è una cosa che mi sembra estremamente importante. Questo naturalmente è importante perché oggi il corpo è centrale. Oggi noi abbiamo non solo moltissimi fenomeni che riguardano il corpo, ma anche moltissime patologie che riguardano il corpo. Prima si parlava della problematica degli adolescenti, i self-cutting, i tatuaggi, per esempio, sono un modo che hanno gli adolescenti di parlare, il corpo dell'adolescente, le epidemie di anoressia, sono un modo con cui l'adolescente parla, con cui l'adolescente comunica. L'adolescente di oggi, 50 anni fa, non c'erano le epidemie di anoressia, non c'erano i self-cutting. Oggi noi abbiamo che molti fenomeni, come per esempio la richiesta di cambiamento di sesso. Un capitolo di questo libro è dedicato specificatamente da Paola a tutti quei movimenti che riguardano, per esempio, oggi che si chiamano gender queer, che riguardano per esempio l'ambiguità, la ricerca dell'ambiguità più che la ricerca della differenziazione, e sono dei modi con cui il corpo e la mente si esprimono. Oggi abbiamo moltissime richieste di transgender, di cambiamento corporeo, di adattare il corpo alla mente. Quante persone oggi esistono che si sentono straniere nel loro corpo e vogliono, grazie alla medicina attuale, possono modificare il loro corpo per renderlo più, dal loro punto di vista, sintonico con la loro mente. Si apre un problema enorme, che è un problema non solo etico, non solo legale, ma è un problema anche naturalmente psicologico, psicanalitico. Noi dobbiamo solamente sapere che, per esempio, le richieste di cambiamento di sesso sembrano essere aumentate del 75%. Sono dei dati impressionanti. Una parte che ci pongono molti problemi, che ci pongono molti quesiti, che ci sfidano. Come psicoanalisti noi siamo sfidati, no? A rimettere in discussione le nostre teorie, siamo sfidati a rimettere in discussione i nostri punti di vista. Voglio finire trattando specificatamente questo aspetto, ma prima mi voglio soffermare su un aspetto di questo libro.
che mi sembra molto significativo, perché Paola parla della espulsione della sessualità dalla procreazione nel caso dell'uso delle biotecnologie. Intanto devo dire che Paola è prudente da questo punto di vista. Lei non sta affermando che sempre e comunque l'uso della biotecnologia espelle il desiderio e la sessualità dalla procreazione. L'intensità, la meccanizzazione di questo fenomeno che determina questa espulsione, questo mi sembra qualcosa di molto significativo da sottolineare. Un'altra cosa, un altro tema importante è appunto quello del desiderio, perché la sessualità sia nel suo aspetto pulsionale che nel suo aspetto relazionale si intreccia con il desiderio dell'altro e anche il desiderio dell'essere fuso con l'altro, quindi non solo l'altro come oggetto, altro da sé, ma anche l'altro come fusione, possibilità di fondersi con il sé, e di fatto questo rimanda alla fusione del bambino nel corpo materno. Il desiderio di un bambino, ci dice Paola, è un desiderio di per sé, per sua natura, ambivalente, e naturalmente la sterilità, lei dice, è una ferita grave che travolge il desiderio e altera la sua natura rivolta verso l'altro e anche attraverso l'altro verso il godimento e il piacere condiviso. Questo è una cosa importante. A un certo punto c'è una frase che mi sembra poetica, che riecheggia Freud, ma mi sembra molto poetica, perché lei dice che l'ombra della ferita è caduta sul desiderio, no? Sì, è caduta sul desiderio. E questo mi sembra qualche cosa di estremamente importante. Se la persona non è in grado di elaborare questa sua ferita, inevitabilmente l'ombra della ferita cadrà sul desiderio. Però adesso permettetemi di affrontare un punto che secondo me può essere molto significativo. Io credo che questo libro ci cimenta, non solo come filosofi o come giuristi o come persone, ma molto anche come psicoanalisti, perché la verità è che noi oggi ci troviamo davanti a una vera mutazione antropologica, usiamo questo termine che era di pasoliniana memoria. Una mutazione antropologica forse è stata la pillola, no? Perché ha concesso alle donne la libertà nell'uso del proprio corpo. Oggi questo uso possibile di una procreazione assistita, di un corpo in affitto, di un utero in affitto, di un cambiamento di genere, di cambiare il corpo perché coincida con l'immagine psichica che la persona ha di esso, costituisce un'altra sfida che va nel cuore dell'uomo, nella sua nascita, nella sua origine. Ancora però noi non abbiamo avuto modo di esaminare quali sono gli effetti di tutto questo. Questi effetti non sono né patologici né normali, vanno esaminati e siamo ancora nel regno delle ipotesi. La psicoanalisi, vi chiedo lo sforzo di mettersi nell'ottica mia, nell'ottica dello psicanalista, no? La psicanalisi ha centrato molto della sua teorizzazione sul mito di Edipo. È stato ritenuto fondante. Dal mito di Edipo nasceva il divieto dell'incesto, nasceva naturalmente la differenza dei sessi e delle generazioni. Il problema è che i miti possono essere letti da tanti punti di vista. Io credo che il mito di Edipo è anche il racconto di una costellazione triangolare, quindi di un funzionamento relazionale di una coppia rispetto a un terzo. Il mito di Edipo è il racconto di un segreto all'origine, della nascita di un bambino investito dalle proiezioni connesse con il fato, su cui pesava un divieto di nascita, no? Il divieto laio aveva avuto delle relazioni omosessuali, pedofile, quindi c'era questa minaccia di punizione. La nascita, il mito di Edipo è anche la nascita di un bambino su cui si proietta una colpa transgenerazionale, quella di Laio. È la storia di un bambino non voluto ed espulso che viene adottato. È la storia di un possibile infanticidio.
Edipo è anche Edipo a Colono, quindi è la storia di un accudimento di una figlia verso un padre anziano, è la storia di Antigone che decide di far trionfare la legge della natura contro la legge della cultura, è la storia anche dell'importanza della legge della fratria rispetto alla legge verticale, no, della paterna. Quindi il mito di Edipo noi lo possiamo leggere da tanti punti di vista. Io da questo punto di vista cito ancora il libro di Paola, perché molto correttamente Paola ci riporta la ricchezza di tutti questi dibattiti. Paola cita a un certo punto un analista francese che si chiama Flore Praget. Questa analista si chiede se la scena primaria, il coito procreatore, la differenza dei sessi adesso collegata e che è stato considerato dalla psicanalisi fino ad adesso una rappresentazione e un fantasma organizzatore della psiche, questa analista si chiede se sia veramente una rappresentazione privilegiata e se invece non possiamo immaginare altre rappresentazioni utili nel processo di simbolizzazione. Io so che in questo momento sto un po' provocando, o prendo una posizione un po' provocatoria, sto dicendo che oltre il mito di Edipo ci possono essere altri miti fondanti la simbolizzazione e che lo stesso mito di Edipo, a cui la psicanalisi è rimasta così giustamente, si è fondata attraverso il mito, non può essere visto anche da altri punti di vista. E quindi io credo che queste nuove forme, questi nuovi fenomeni di cui giustamente e molto accuratamente Paola ci parla, ci stanno sfidando anche da questo punto di vista, no? Su quelli che sono i nostri fantasmi organizzatori della psiche, su quelle che sono le nostre rappresentazioni, su quelli che sono altri fantasmi che possono essere usati dal punto di vista della simbolizzazione. E se ci sono altri miti che noi possiamo anche usare. Da questo punto di vista, e vado verso la conclusione, permettetemi di citare Bion, che era un grande analista inglese, il quale diceva che nella comprensione del mito di Edipo dobbiamo spostare la questione dalla sessualità alla pensabilità. Secondo Bion, il problema di Edipo non era la sessualità incestuosa, ma l'impossibilità di pensare la sessualità, ed era il problema dell'onnipotenza di Edipo, incapace di dubitare di sé e dell'altro. Io credo che questo è un punto importante. Psicanalisi non è solamente svelare l'inconscio e, come dire, una serie di fantasmi e di punti da questo punto di vista. La psicanalisi è anche un funzionamento della mente capace di trasformare, no? E di portare verso la pensabilità. Grazie. Sì, grazie molto, perché i temi hanno toccato proprio tutta l'evoluzione anche del pensiero di Paola e hanno messo al centro le tematizzazioni più importanti, e con una conclusione ottimista sulla possibilità che la psicanalisi si evolve e interpreti questi grandi cambiamenti. E c'è una frase tra le tantissime molto suggestive che cita Paola della Chassé-Gaze-Mirgel del 2003, che dice: comunque, senza entrare nel merito su questa possibilità che la psicanalisi abbia ancora di interpretare questa vertigine di cambiamenti, e diceva la Chassé-Gaze, un'enorme massa di problemi che soltanto la mancanza di immaginazione permette di vedere avanzare con tranquilla stupidità. Quindi almeno, come minimo, abbiamo una consapevolezza della possibilità della, di dubitare. Sì, esatto. Sì. Quindi grazie molto. Io ora darei la parola al notissimo ordinario di filosofia politica, Sebastiano Maffettone. Sì, lui seguo per ultimo perché domande. Direttore, si può o non si può? Si può, è questo, hai capito. Direttore del Centro Studi di Etica e Politica Globale alla LUIS, ha scritto un libro, si è occupato tantissimo di tantissime cose e di bioetica a livello globale, e io ricordo il libro che poi è uscito in tante versioni, ma che è del 98 mi sembra, Il valore della vita, e dove insomma il tema centrale è quello dell'etica.
e poi insomma perché viviamo, perché dobbiamo vivere, molto anche sul fine vita. Domanda minore. Sì, no, tutti domandonissime, e ti dicevo prima che per prepararmi a questa presentazione ho risentito questa tua intervista su tutti questi temi che aggiungono ancora altra complessità filosofica, e con la conclusione che siano temi irrisolvibili ma che si devono affrontare e che non si possono non affrontare nella solo poi nella loro irriducibilità. E poi mi piacciono queste categorie con cui concludi, che sono, vanno da Aristotele, Kant, Occidente e Oriente, dal buddismo alla religione, e concludi col rispetto. Allora, ognuno ha la sua parola chiave. Anna la sua. Rispetto è la parola di Kant. Diciamo. E poi Attimo. Paola la responsabilità, lui ha il diritto che non è desiderio. E poi ne aggiungerei una alla fine. Allora, parola a te, io sì. Sono curiosa però anche di uno sguardo globale, cioè come, qual è lo stato della bioetica dal tuo osservatorio? Ma guarda, io vorrei cominciare da un'osservazione esterna, diciamo, che ho visto la nascita di questo libro, ammesso che si possa parlare di nascita per un libro sull'appropriazione. Questo complica molto le cose. Un altro termine. Con grande simpatia intellettuale, perché ero presente al seminario che tu hai menzionato all'inizio, quello della fine degli anni 90 alla Fondazione Olivetti, seminario su psicanalisi e bioetica che si fece su iniziativa di Lorena Preta e Laura Olivetti, che ricordo Laura non c'è più, e fu un seminario molto interessante, si svolgeva alle 9 di sera, eravamo proprio pochi, 6 o 7, non c'era effetto scenico, si parlava con grandissima sincerità, a volte qualche rudezza persino nei rapporti e notevoli incomprensioni reciproche tra tutte le categorie, sia tra i filosofi che tra gli psicanalisti, e soprattutto intra, e ritrovi i stessi temi che allora discutevamo in nuce, in maniera, devo dire, abbastanza eccitante intellettualmente, ma sicuramente confusa, finalmente ritrovi in un libro maturo, chiaro, convincente, e francamente ben scritto, cosa che diventa sempre più rara, come sappiamo tutti. Anche gli aspetti letterari del libro sono molto notevoli, ce ne sono molti, mi sono divertito, uno dei lussi del tempo, il web, di andare a cercare le fonti delle citazioni, andare a vedere le citazioni letterarie. Per esempio la poesia di John Donne è meravigliosa, quella sul sogno, è veramente, c'è tanta psicanalisi che si può dire che quasi insomma avesse capito prima del tempo, perché parla di fantasia, di reverie e realtà, e che sono cose ovviamente importanti per la psicanalisi. Tra l'altro è molto, cosa non rara, è molto illuminante la prefazione di Giuliano Amato, che dice che lui è estraneo alla materia, però io l'ho trovato molto convincente. C'è un aspetto della psicanalisi, quello che prima Anna ha interpretato come l'importanza del corpo rispetto al mentale, che nella prefazione si sente molto, ma poi ci torno un attimo. È abbastanza evidente, perché il libro è diviso in due parti, che ci sono due temi fondamentali del libro, l'ha detto Anna Nicolò prima, ma dicevo è proprio esplicito nel libro. La prima parte riguarda la struttura dell'argomento psicanalitico in quanto tale, a partire da quella sorta di desualizzazione che è avvenuta all'interno dell'argomento. Lo scandalo della sessualità di Freud si è ammorbidito in un tempo presente che lo accetta e lo ridimensiona in qualche modo. Il secondo aspetto è il rapporto, quello che c'è nel sottotitolo, il rapporto tra sessualità e procreazione, in un'età in cui non sono più necessariamente congiunte. Emma prima diceva che è l'aspetto trascurato, è sicuramente l'aspetto rilevante del libro. La cosa interessante è vedere come questi due punti sono insieme. Prima, come funziona la psicanalisi oggi, che cosa è cambiato, che cosa va e che cosa non va in quello in cui è cambiato, e che rapporto c'è tra questo e le mutate relazioni tra sessualità e procreazione. Il primo tema viene affrontato anche questo in maniera duplice. Prima il trasferimento dell'enfasi dalla centralità della sessualità a elementi più sottili che riguardano pulsioni, emozioni, fantasie inconsce, reverie, borderline e rapporto forte col principio di realtà. Perciò dicevo che Donne proprio sembra fatto apposta per discutere questo. L'idea di Winnicott della madre sufficientemente buona, da questo punto di vista spiega molto, diciamo così, invece di parlare del triangolo edipico direttamente, andiamo sulle relazioni tra i soggetti che fanno parte del triangolo edipico. Questa è anche una differenza tra scuola francese e scuola inglese, come è stato già detto prima.
Che ci sia più sesso nei francesi è anche normale, conoscendo francesi e inglesi non è sorprendente. La scuola francese è più la sessualità di quella inglese, il contrario ci sorprenderebbe. Ma tutto quell'indirizzo che va dalla Tavistock, da Klein a Winnicott a Bion, soprattutto a Mitchell e alle relazioni oggettuali, predica una cosa abbastanza evidente per chi ha studiato filosofia contemporanea. Cioè la decostruzione dell'oggetto duro. Qui l'oggetto duro, il triangolo edipico, si sfalda praticamente in nome delle relazioni che lo compongono. È una specie di decostruzionismo applicato alla psicanalisi, se vogliamo esagerare con i paralleli. Però è interessante che questo decostruzionismo avviene in molti campi. Una volta ricordo un dibattito a Francoforte con Axel Honneth, in cui si discuteva proprio di questo, è citato la teoria di Axel, con cui non sono d'accordo, tra l'altro, che vede in questo una specie di prolungamento del paradigma postmoderno. Ora, al di là di questo, è chiaro che il triangolo edipico è l'oggetto duro, diciamo così. Il suo sfaldarsi genera relazione oggettuale, cioè i rapporti tra i soggetti. Se vogliamo, è un tema vagamente hegeliano, uno ci mette un po' del suo in queste cose, non è giusto anch'io. Come lei è appassionato di psicanalisi, io ho un certo penchant per la filosofia, che non so se sia ricambiato, ma io ce l'ho. E l'idea è che i rapporti sostituiscono l'oggetto. Quando pensate a Marx, che dice che i rapporti tra cose sono in realtà rapporti tra persone, più o meno abbiamo qualcosa di simile. Quello Hegel trasferito nella concezione materialistica della storia. A proposito, tra un mese è il 150° anniversario della nascita di Marx. Ieri, veramente ieri era un mese della nascita di Marx. Questo non c'entra col tema di oggi, lo metto da parte. Come ha detto il citato Green. 150, 1818, ieri ho scritto una mail al Sole 24 Ore, un giornale economico non può fare una pagina, non può fare una pagina su questo, me l'hanno preso per pazzo, ma secondo me poi la fanno per senso di colpa, ma comunque andiamo avanti, prima che chiudano definitivamente. Allora, come ha detto Green, c'è ancora un posto per la sessualità in psicanalisi, evidentemente ci deve essere, il problema è dove. Green, tra l'altro, è francese, non inglese, nonostante il nome che trae l'inganno. Tutti pensano che sia inglese. Io ho avuto la fortuna di conoscere, di parlare un pochino con lui di queste cose. Allora, il tema viene affrontato, però, non soltanto in astratto, dal punto di vista del metodo della psicanalisi, ma alla luce di quella artificializzazione, ho scritto sic, tra parentesi, la parola è brutta, progressiva, della sessualità e della procreazione. Bertrand Russell, che aveva tutti i difetti, ma era intelligente, nel 1905 disse che finalmente poteva nascere l'eguaglianza di genere perché sessualità e procreazione erano disgiunte. Quindi si tratta in realtà di un progresso, ma i progressi, come al solito, hanno un ritorno non sempre entusiasmante. Allora, vediamo quali sono i modi di affrontare i due temi di cui ho detto. Cioè, primo, decostruzione dell'oggetto duro della psicanalisi, la sessualità, e sostituzione con qualcosa di diverso. Secondo, sessualità e procreazione. Sul primo termine credo che nel complesso, Paolo Marioni, qui ci sta lei, quindi ce lo dirà se è vero, cerca una sorta di compromesso nel senso più alto del termine. Cioè lasciare, decontestualizzare in qualche modo. Freud è come l'opera lirica, se posso esagerare nei paragoni, perché l'opera lirica ha un problema, è antiquariato. Allora, se la prendiamo alla lettera è antiquariato, se la reinterpretiamo non lo è più. Quindi anche con Freud l'operazione di toglierlo dal contesto in qualche modo, secondo me è indispensabile, non è una cosa intelligente e basta, non si può non fare, perché bene o male aveva le sue condizioni storiche e questo va fatto. Questo vuol dire da un lato lasciare la teoria classica della seduzione, che tra l'altro aveva fatto anche Freud, dall'altro reinterpretarlo e ritrovare un ruolo alternativo della sessualità in quel modello, ruolo che, come vedremo subito dopo, c'entra con la sedimentazione del desiderio nel tempo. Credo che questa sia la soluzione di Paola. La cosa interessante è trovarlo nelle opere di Freud, cioè nelle opere di Freud ovviamente non c'è l'interpretazione di oggi, ma ci sono tutte le tracce per ritrovarla. Questo va dal piccolo Hans e Dora fino ai famosi tre saggi che insieme all'interpretazione dei sogni costituiscono elementi basilari di ogni lettura sofisticata e metodologica di Freud. Tra l'altro non ho mai capito perché i tre saggi sono, uno fa infanzia, aberrazioni, pubertà, no, infanzia, pubertà e aberrazioni, sarebbe più normale dal punto di vista concettuale, perché non c'è l'ordine, non è concettuale sicuramente, Freud aveva più fantasia di noi, quindi sicuramente ci sarà un motivo, ma io non l'ho capito mai.
La lettura che io ho definito di alto compromesso, che cerca di conciliare due cose, poi dirò meglio se ho capito come, riprende un articolo di Fonaci, che è stato citato prima da Anne, del 2008, che tra l'altro segue una lunga ricerca che più o meno cerca vie di convergenza tra i due modelli, quello della decostruzione e quello tradizionale. Allora, passiamo adesso al secondo problema, quello di procreazione e sessualità. Ora, c'è sicuramente un progresso in questo, come dice Bertrand Russell. Il fatto che noi possiamo scegliere di più, alla fine non è malvagio. Però bisogna evitare l'errore dell'americano che mangia la pizza. Cioè, più ce n'è di cose sopra, meglio è. Non si fa così, io sono napoletano, quindi in materia sono un'autorità. Non è così che si fa la pizza, non è questo il punto. Non è che più scelta c'è, meglio è. Andare in un enorme supermercato che offre tutto non è il paradiso intellettuale, mentale, psicologico e umano. C'è a fianco del progresso delle tecnologie una sorta di altra faccia della luna. Il titolo del libro non può non richiamare Il disagio della civiltà di Freud, Il disagio del desiderio, e questo vuol dire che accanto a quello che possiamo fare c'è un lato oscuro. Un lato oscuro, un lato che tra l'altro ci riempie di timore e tremore, di perplessità, di dubbi, di angosce sparse da qua e da là, perché siamo tutti attratti dalle curiosità del nuovo, ma altrettanto a quanto siamo attratti siamo spaventati. Allora, ritornando ai due problemi, quali sono gli strumenti analitici in cui si realizza questo compromesso più alto che consente una terza via, diciamo così, ora non si porta più tanto, ma comunque, tra il modello edipico tradizionale basato sulla sessualità come punto centrale e la revisione, diciamo così, in inglese? Io credo che ci siano due concetti importanti che tra l'altro hanno un'affinità. La prima è quella di Nachträglichkeit, cioè di deposito del tempo. Questo richiama molto quanto ha detto pure prima Emma sull'altrove, sull'origine. C'è una sorta di sedimentazione del desiderio che avviene nel tempo e realizza questo compromesso tra una sessualità come punto centrale e un superamento della sessualità nel rapporto, come per esempio c'è nelle relazioni oggettuali. Se si legge per esempio l'inizio, questo è un consiglio di lettura veramente importante, c'è nel libro tra l'altro, della Pizia di Dürermatt, Edipo va dalla Pizia e gli chiede sulle sue origini, e la Pizia dice che scocciatura, questo arriva, un altro di questi che vogliono sapere chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, come non sapessimo che le signore greche ogni tanto si concedono qualche libertà con un amante e poi dicono che è stato Zeus. Questo dice la Pizia con l'humor di Dürermatt, che non è facile riprodurre in maniera analoga, però insomma è questa ricerca ostinata dell'origine che consente di scavare e di trovare nel deposito del tempo una cosa. Il secondo concetto è quello di cui abbiamo detto parecchio, e c'è nella presentazione di Amato del libro, della distinzione tra appagamento del desiderio e liberazione dal bisogno. Il Befrieden, la liberazione dal bisogno, non corrisponde all'appagamento. Quindi secondo me ci sono due punti. Uno è la distinzione abbastanza ovvia tra valore e diritto, tra desiderio e diritto. Io desidero che Napoli vinca lo scudetto, cosa che non succederà, ma non ho alcun diritto a che Napoli vinca lo scudetto. Quindi non tutti i desideri sono diritti, che è abbastanza ovvio, diciamo. C'è un'infinità di desideri, ci sono desideri perversi, desideri malvagi. Non tutti i desideri possono... Il mio non è malvagio, è semplicemente, come dire, localistico, antropologico, etnico, ma non è malvagio. Però non c'è nessun diritto che corrisponde a questo, anche se la Juventus, lasciamo stare questo. L'altro è il problema del rapporto tra mente e corpo, cioè il fatto che la mente precede troppo il corpo, che è qualcosa su cui la psicanalisi interviene molto. Questo è un punto interessantissimo. Nel seminario che ho ricordato all'inizio, io ogni tanto dicevo ai psicanalisti, vabbè, avete ragione, ci sono dei limiti a quello che si può pensare di essere, non si può storcere, per così dire, la nostra identità oltre un certo limite, solo perché lo desideriamo, lo vogliamo, ce l'abbiamo in testa. Se no si diventa, però se si dice il contrario si diventa troppo tomisti, cioè l'idea che ci sia un modo di essere naturale è un'altra cosa molto discutibile. Perciò il compromesso alto di cui ho parlato sta nelle cose. Tu non puoi cambiare ogni 5 minuti identità come ti piace perché c'è la tecnologia che lo consente, ma al tempo stesso inchiodarsi su un diritto naturale per cui noi siamo come dovremmo essere in mente dei è una follia. Quindi bisogna stare per forza al centro tra un recupero del naturale e una conquista del mentale, per così dire. E quindi credo che la posizione
vista come deposito del tempo, sia la soluzione di questo dilemma profondissimo, diciamo così. È anche interessante che entrambi gli strumenti, sia quello del deposito del tempo in Nachträglich e quello dell'appagamento del desiderio come distinto dal bisogno, hanno a che fare con la dimensione ontologica fondamentale dell'esserci dell'ente, perdon, diciamo filosofese, cioè noi, è la dimensione fondamentale del tempo. Quindi in entrambi i casi i modi per conciliare due cose diverse avvengono attraverso il tempo che sedimenta il desiderio, lo accumula e si fa passare, se volete, dal primo Freud a oggi, se volete, dal principio del piacere al principio di realtà. Questi sono i due punti in cui tutto si gioca. Allora, dove si arriva con tutto questo? Non lo so, evidentemente, non voglio trarre conclusioni di quelle che hanno scritto gli altri. Traggo qualche mia considerazione conclusiva. La prima cosa è la complessità intrinseca alla psicanalisi, che parlava pure lei prima, e quanto sia necessaria questa complessità per chiunque studi i problemi fondamentali del nostro tempo. E questa è una cosa abbastanza importante. Che cos'è la bioetica? La bioetica è una scienza del limite. Quando volevo scherzare dicevo che c'era il limite ignoto, ma la bioetica ci dice sostanzialmente una cosa, che non tutto quello che si può fare si deve anche fare. Non è giusto fare tutto quello che si può fare. Questo credo che sia il messaggio profondo della bioetica contro l'onnipotenza del desiderio e il narcisismo che ne consegue. Ora, un'ovvia alternativa a questo è prendere sul serio il discorso psicoanalitico, con quel decentramento dell'umano che è una delle grandi e famose conquiste di Freud. Darwin e Freud hanno tolto l'essere umano dal centro di tutte le nostre attenzioni intellettuali e l'hanno messo, non proprio di lato, ma lo hanno sicuramente decentrato. Allora, secondo me, questo è importante, questa complessità, questa idea della profondità è fondamentale per il discorso sul limite. Io credo che il discorso sul limite sia una delle cose più interessanti che ci siano oggi. Se dovessi trovare un punto di congiunzione tra filosofia e psicanalisi, direi il fatto che dobbiamo imparare a limitarci. Non sto parlando di Cambridge Analytica, non sto parlando degli hikikomori, quelli che stanno sempre chiusi dentro col computer, ma certo è che qualche idea di non abbandonarsi al principio di piacere, al lustprinzip, con la tecnologia, va adottata, e la psicanalisi da questo punto di vista è un baluardo e non bisogna dimenticarlo. Il secondo tema mio riprende proprio esattamente questo, e l'idea, non tocca a me farlo, evidentemente ci sono autorevoli psicanalisti qua, di difendere la psicanalisi da quella sorta di oscuramento non involontario dovuto al combinato discorso di neuroscienze e scienza cognitiva. Ora, io non ho niente contro le neuroscienze e la scienza cognitiva. Anna Nicolò prima diceva che ci sono fertili congiunzioni, ne sono sicuro, perché non vedo perché dovrebbero andare per forza in via di giunta. Però l'idea scientista che solo quello che si sperimenta in laboratorio e che è un contraltare somatico abbia importanza intellettuale, secondo me è profondamente falsa, ecco. Non bisogna pensare alla psicanalisi come alla fisica, bisogna pensarla in un altro modo. E come hanno fatto tutti quelli che hanno scritto cose di psicanalisi? Io sono stato uno studente di Karl Popper e Karl Popper ha criticato la psicanalisi in maniera seria, ma secondo me una delle ragioni per cui l'ha fatto è che lui la giudicava sul metodo della fisica teorica. Invece bisogna avere il coraggio di scegliere un altro piano di discorso e difenderla su un piano che è quello dei nostri interessi profondi, ultimi, come esseri umani, che sono stati in qualche modo messi in discussione da un progresso tecnologico che ovviamente è più svelto di noi. Fa prima di noi. Ultimo punto, quello che mi riguarda di più, l'unico su cui mi sono permesso di scrivere qualcosa perché riguarda dubbi personali, quello del soggetto etico-politico. Il soggetto etico-politico della dottrina contemporanea è un soggetto particolarmente superficiale, per carità, è soggetto kantiano, quindi è superficiale a livelli di profondità inaudite, ma non considera la dimensione di sotto della persona, considera solo la dimensione delle scelte, delle opzioni, delle alternative, nel senso liberale migliore del termine, diciamo così, che tu devi poter scegliere perché non offendi gli altri. Ecco, questo non è abbastanza probabilmente, questo soggetto va riempito di contenuti e questi contenuti possono provenire dalla psicanalisi, soprattutto quando viene in gioco il narcisismo espansivo delle tecniche. Questa è la mia idea, sostanzialmente. Quando discutiamo del soggetto etico-politico e lo confrontiamo
con tutto quello che si può fare oggi, c'è bisogno di un freno, e questo freno può venire da un uso intelligente della psicanalisi, che tra l'altro è un freno relativo, come ho detto, perché secondo me il segreto sta nel compromesso, non sta nel dire non si fa niente, siamo come Dio comanda per natura, e non sta però nell'accettare tutto quello che è nuovo, sta nel mettersi a metà e avere il coraggio di stare a metà adeguato, che come al solito è faticoso. Ora, concludendo con una cosa anche eccessiva, io mi sono andato a rivedere due libri classici recenti, pensando proprio a quelli che si chiamano Digital Humanities, cioè al rapporto tra il progresso tecnologico, questa volta non quello della procreazione e della bioetica, ma quello dell'intelligenza artificiale e dell'ICTS, le Communication Technologies, il libro di Lush sul narcisismo e il libro di Riemann sulla folla solitaria. Sono veramente due libri attualissimi, perché sono scritti proprio per persone che vivono da sole con la tecnica, senza relazionarsi tra di loro. Io penso che da questo punto di vista un uso intelligente dell'argomento psicoanalitico ci può restituire più umanità, più senso comune, più intelligenza critica, quel critical thinking che è indispensabile per coesistere in maniera sana con un mondo che cambia progressivamente sotto i nostri occhi. Grazie. Grazie moltissimo Sebastiano. Queste conclusioni sulla bioetica come scienza del limite e il limite, cioè il contributo ancora molto attuale e potente della psicanalisi per discernere limite, scientismo, quindi non ritorno alla natura, quindi non una visione pessimista, però anche capacità di scegliere, di capire, di discernere, ci introduce bene al tema che vorrei affrontare con Giuliano Amato, che su queste tematiche, affrontando la domandona che dicevo all'inizio, se il desiderio di avere un figlio possa essere, in che misura e come, perché, un diritto. Giuliano Amato lo conosciamo tutti, su questi temi, proprio sul posizioni coraggiose, che non è anticonformiste, che non erano corrive con lo spirito dei tempi, già alla fine degli anni Ottanta, sull'aborto, sullo statuto dell'embrione, ha detto cose tra i primi. Non farlo, esatto. È vero. E quindi, insomma, da una cultura laica senza se, senza ma, e quindi con questa è una cosa che viene da lontano, mi interessa un vero rovello che viene, di cui insomma ci ha dato testimonianza molto lucida nell'introduzione al testo. Allora, questo nel dipanare questa, nel tentare una risposta articolata al desiderio, se il desiderio può essere un diritto, mi è piaciuto questo riferimento all'interesse del minore, che è una priorità assoluta, lui dice giustamente, in tutti i trattati internazionali. E allora lui a questo proposito aggiunge: non sarebbe il caso che lo fosse anche prima di farlo nascere? E qui relativo all'eccesso, all'invadenza, al limite, poi tu dirai, delle tecniche riproduttive. Può essere anche questa appunto una tutela del minore, come il diritto di conoscere i propri genitori, e qui tocchiamo i punti anche dei ragionamenti di Anna e di Paola. E qui non c'è una famiglia ideale, anche nel caso che si rivolga solo alla natura, ma siamo al discorso del fatto di porcelo programmaticamente. Poi il diritto di avere figli è assai dubbio, lui conclude, perché si mettono a repentaglio quelli del minore non nato, come il diritto all'identità, ma anche, questo è un tema anche molto giuridico, anche sul piano legislativo molto importante, l'anamnesi familiare, le cure, l'anonimato, questi sono temi proprio all'ordine del giorno. Facciamo o non la facciamo questa domanda dell'origine della vita nelle donne che partoriscono con l'anonimato? Secondo punto, e arrivo. E quando poi, lui dice, fosse un diritto, comunque non è assoluto, non si dovrebbe esplicitare e spiegare nel vuoto. E qui c'è il tema dell'anonimato, per l'appunto. Insomma, il conflitto tra desiderio dell'adulto e interesse del bambino non
non è una garanzia che ci sia questa tutela nel concepimento naturale, come continuo a dire fin dall'inizio, ma qui è programmaticamente negata, quello che dicevo prima, e soprattutto in forme che abbiamo capito molto bene da questo libro sono effettivamente ormai raggiungono una molteplicità, la vertigine. Pensiamo alla gravidanza per altri, dove le madri sono addirittura tre programmaticamente, perché c'è la madre biologica, la madre affettiva, la madre contenente. Ecco, allora, rispetto a questo, ecco, Giuliano conclude dicendo: noi non dobbiamo porci il problema della legge, ma dobbiamo porci il problema di arrivare a un'etica comune, da un approfondimento articolato, allargato, che porti a un'etica comune. Ecco, a te l'occasione di spiegarcelo meglio. Sì, io ti ringrazio di avermi riportato su questi temi, perché io della psicanalisi tutt'al più sono beneficiario o vittima, spero di essere beneficiario, ma non posso essere interprete critico, non è una disciplina che conosca abbastanza. Vi ascolto sempre con grandissimo interesse, perché capisco che parlate anche di me comunque, e questo mi interessa, però ne parlate con argomenti, con categorie concettuali delle quali io non sono assolutamente padrone, e quindi ho un grande rispetto per le discipline che non conosco, e prendo atto dei risultati a cui di volta in volta mi portano. Io dal libro di Paola ho capito che evidentemente è oltre Freud, questo l'ho capito, le citazioni di Wilcott sono talmente numerose che anche uno come me alla fine capisce che è molto importante nella sua analisi, e chiaramente coloro che cita l'hanno portata a questo, è la psichiatria infantile, il bambino, che cosa determina la mente del bambino, quanto il corpo suo e il corpo dei genitori ha contribuito a determinare la sua mente. E quindi capisco due cose fondamentalmente legate a questo rapporto ormai dilemmatico tra sessualità e procreazione, che sganciare non tanto la sessualità dalla procreazione, ma la procreazione dalla sessualità, perché è questo il problema, sganciare in qualche modo la sessualità dalla procreazione come scelta libera, non è detto che danneggi la sessualità come tale, anzi, ma sganciare la procreazione dalla sessualità, anche perché si è costretti a farlo, ha una serie di conseguenze. Sganciare la procreazione dalla sessualità può incidere sulla futura mente del bambino? Questa è la domanda. La risposta è probabilmente sì. Non sappiamo se, ma di sicuro, se ha un senso ciò che avevamo pensato, scritto, che ci avevano spiegato, che fa parte dell'identità del bambino e della forza della sua identità sapere che è nato dall'atto sessuale dei genitori, da quel posse che si... questo non c'è, è nato altrimenti. Che effetti avrà? Ecco, questa è la domanda che per me è la più importante. Poi certo il disagio del desiderio trova nel rapporto di coppia la sua espressione più facilmente percepibile, questo desiderio che diventa obbligo compulsivo, è l'ombra della necessità appunto che lo cancella. Quindi questo sganciamento
ha degli effetti, come hanno degli effetti tante altre applicazioni di tecnologie che cambiano non il corso naturale delle cose, ma le cose su cui abbiamo formato noi stessi, i nostri habits, i nostri paradigmi culturali ed anche etici. La donna è, nel mito di Antigone, appunto, la caretaker per eccellenza, ma in primo luogo della propria creatura. E quella creatura si aspetta di essere protetta e curata da colei che l'ha partorito. E quindi noi abbiamo costruito delle leggi su questo. Attenti, le leggi non hanno costruito noi. Le leggi sono state costruite su quello che noi abbiamo dimostrato di essere. La legge dice: madre è la donna che ha partorito. Ora capite, un bel giorno viene fuori che madre non è quella che ha partorito. Questo sconvolgerebbe solo mia madre, a cui prima che morisse provai a parlare di queste nuove tecniche che arrivavano, mi guardavano con un padre retro nel Satana nell'espressione, insomma, e lo capisco. Era un mondo totalmente nuovo, ma non era forse solamente lei. Appunto, quale effetto può avere sapere che madre mi è una che non mi ha partorito? Insomma, io decisi che vedevo l'interruzione della gravidanza come una situazione liminale determinata da condizioni di necessità, quando non potei non constatare, come chiunque constata, che il bambino vive dentro la madre ed è già lui o lei, non dall'inizio naturalmente, subia. Non dall'inizio, ma da un certo punto, non so quale. E allora questo conta moltissimo. E poi madre è un'altra. Ecco, qui c'è il punto fondamentale. Noi abbiamo stabilito a fini ambientali, con una cura dei nostri stomaci assolutamente ammirevole, che noi italiani in specie, facendo arrabbiare veronesi ed altri, che gli OGM dovevano essere banditi. Perché devono essere banditi? Non perché fanno male, ma perché non sappiamo quali effetti possono produrre sull'organismo. E noi abbiamo proibito le coltivazioni artificialmente cresciute e alimentate, non perché erano nocive, ma perché non sapevamo quali effetti potevano produrre sulle coltivazioni circostanti. Ora, è indiscutibile che il principio di precauzione è stato portato talmente in là da diventare limitativo anche di sperimentazioni ragionevolmente plausibili, non c'è il minimo dubbio, ma colpisce che in altri ambiti che toccano interessi della vita ancora più fondamentali, noi proprio lo abbiamo ignorato e che ciascuno è liberamente andato verso l'ignoto, in nome di alcuni presunti diritti molto spesso, in nome di legittimi, dico io, desideri. Appunto, io lo capisco il desiderio di avere figli. Beh, è un dato di fatto. Con quella ragazza lì seduta,
quando eravamo giovani avevamo deciso che noi non avremmo avuto figli, perché la nostra vita era appagata altrimenti, ci bastavano le altre cose. A un certo punto abbiamo cambiato idea, è nato in noi il desiderio di avere figli. E quindi, ma se quando io decido di mettere al mondo un figlio, mi devo o no preoccupare delle condizioni in cui vivrà? E se io sono sufficientemente certo che le condizioni della nascita sono tali da evitare possibilmente conseguenze che possono riguardare il suo equilibrio, la percezione della sua identità. Dico una cosa banale. Un nostro collega, che era rimasto solo dopo i 70 anni, come capita a molti, finì per innamorarsi di un assistente. Questo è, capita, insomma, no? E poi l'assistente non manca mai, perché sono... Beh, quantitativamente sono più numerosi dei vecchi baroni, quindi... Allora, si sposarono, lei era una trentenne, lui aveva più di 70 anni. E io gli dissi, vabbè, benissimo, eravamo molto, molto amici, tanto che quando lui mi disse che voleva avere dei figli da lei, dissi, ma sei sicuro che lo vuoi fare? Ma non è un atto di egoismo da parte tua? Ma ti rendi conto, poi erano altri tempi, allora l'Istat diceva che le nostre aspettative di vita mi avrebbero già visto morto a questo punto, e quindi io valutavo giusto intorno, dico, tu hai davanti 7-8 anni, massimo 10 di vita, e quando questo bambino o bambina avrà più bisogno di un padre, non lo avrà più. Da piccolo avrà avuto un nonno, non un padre, perché tu non potrai giocare con questo bambino o bambina come gioca un ventenne. Sarai subito stanco se quello dice papà corri, tu dopo 10 metri non ce la fai e ti reggi il cuore. E dopo 10 anni non ci sei più. È giusto? Ecco la domanda. È giusto che tu faccia un bambino? L'ha fatto, gli è andata bene, campa ancora, perché lui era già sulle aspettative di vita che l'Istat ci avrebbe dato qualche anno dopo, e vabbè, insomma, quindi tutto bene, sono più contento anch'io. Però, ecco, la domanda è giusto? Non è una domanda, è una domanda etica questa. E io questa domanda etica, e qui sta un po' la mia eterodossia, la colloco su due versanti. Non è giusto fare una cosa che può ridurre le chance di vita o toccare comunque qualcun altro. Secondo, e questo è ciò su cui sono più solo, non è giusto fare ciò che prefigura una società nel suo insieme diversa da quella in cui noi vorremmo vivere, che è un interesse collettivo, è un interesse al tipo di società che noi creiamo, a quali valori stanno alla base della società che noi creiamo. L'altra è la più facile, che qualunque liberale è disposto a sottoscrivere: il tuo diritto finisce dove danneggia il diritto di un altro. Basta metterlo al plurale, il diritto degli altri, allora non è più un singolo diritto, ma è un assetto, è un bene collettivo, è una comunità che ha un'etica collettiva irriconoscibile. E qui vengono
i dubbi che io ricavo dalle conclusioni del libro di Paola, perché io lì arrivo a stento, ma poi quando arrivo alle ultime pagine, al disagio del desiderio e al suo dilemma, abbiamo bisogno di un limite o di responsabilità, io dico: Paola, non ti preoccupare, è la stessa cosa, perché il limite ce lo mette la responsabilità, non ce lo mette la legge, non è in grado di farlo. La legge può entrare in queste cose, ma non è in grado di farlo. E te lo dimostra il fatto che ci sono domande che io mi pongo e che pongo, che vanno al di là di quello che la legge oggi dice o può dire. Io, come giudice della Corte, ho condiviso la sentenza con la quale abbiamo consentito alla coppia afflitta da sterilità o infertilità di potersi avvalere, oltre che della omologa, anche dell'eterologa, alla fin fine, se è possibile farlo. Allora, e per me la legge può restare lì dov'è, ma a qualunque padre intenzionale che si accinga a ricorrere alla eterologa, io vorrei chiedere: sei proprio sicuro che poi tratterai come figlio questo figlio? Sei proprio sicuro? Oggi mi dici: io non voglio adottare un bambino, perché se adotto un bambino e poi il suo carattere lo rende incompatibile con la nostra famiglia, mi dispiace, io lo rimando in Brasile. Questo è un atto di criminalità, è un atto di criminalità giustificato, è perché non si è inserito. D'altra parte l'ho adottato, non è figlio mio. Allora, con l'eterologa, la legge dice che tu non lo potrai mai disconoscere, ma può capitare che tu lo disconosca, perché intanto verrà fuori in te, potrà venire fuori in te, che non ti va perché non è figlio tuo, che tu l'hai accettato in quel momento che lo fosse, ma siccome sai che non lo è, dopo un po' viene fuori, ribollendo questa cosa, e poi può esserci la stessa incompatibilità di carattere, perché quello è figlio di qualcun altro e di questo qualcun altro porta i tratti. E qui è l'interesse del minore proprio. Ma come? E io dico: questi ipocrite legislazioni di tutto l'Occidente. Gli italiani sono più ipocriti degli altri, perché in inglese si chiama the best interest of the child, in italiano è stato tradotto superiore, e quindi è addirittura al di sopra di tutto. The best è la tutela al meglio dell'interesse del minore, vuol dire. Vabbè. E allora, con l'argomento tipicamente giuridico, ma non si può tutelare il diritto di qualcuno che ancora non è nato, si fa nascere qualcuno contro il suo interesse. E questo è. E il tema su cui io, finché avrò vita, continuerò a dire la mia, non perché la legge la vieti, perché questo è ancora più inutile che mai, ma perché le coscienze non l'accettino, è la maternità surrogata. Perché la maternità surrogata prefigura una società nella quale non dobbiamo vivere, una società nella quale tutto si compra, anche la gravidanza. Lasciamo perdere mia sorella che mi offre il suo ventre per far crescere mio figlio. Le nove lune e mezzo è un recente mediocre film italiano nel quale si dà questa circostanza. Ma insomma, che si metta una donna del Bangladesh davanti al quesito
non lo faccio e allora i miei figli non andranno a scuola, lo faccio e allora posso mandare i miei figli a scuola. Questo non deve accadere. Non deve esserci tra gli strumenti del private welfare l'acquisto, il leasing temporaneo del corpo di una donna, anche perché non sappiamo le conseguenze poi di questo, in effetti. Non dovrebbe accadere, la coscienza lo dovrebbe rifiutare. Io non ho nulla contro l'omosessualità, non ho nulla contro l'unione civile tra omosessuali. Condivido l'idea di mia moglie che è bene che esista e solo per gli omosessuali, perché gli eterosessuali, se proprio ci tengono, si sposassero, vorrà dire che uno dei due perde la pensione di reversibilità e il tesoro ci riguadagna, l'INPS ci riguadagna qualcosa. Ma insomma, che non ci si sposi solo per... E quindi va bene. Ma... che tornino tutti baldanzosi o dal Canada o dagli Stati Uniti, dove ormai è un mercato, dove un modo per pagarsi la costosissima Harvard o Stanford o Berkeley è i $50,000 di 9 mesi di gravidanza. Non deve poter accadere questo. Il mercato ha conquistato tanto, non gli possiamo dare anche questo. A parte ogni considerazione sul ricatto morale quando la donna a cui viene chiesto è una donna in condizioni di povertà e quindi sente questo ricatto, ma anche dove non lo è, per certi versi è anche peggio. Perché è puro mercato a quel punto, dove la nascita del figlio equivale a qualunque altra cosa, al leasing di un'automobile o all'acquisto di un altro bene di consumo. Ecco, queste sono le coscienze, per questo io dico, ne faccio una questione etica, dobbiamo noi convincerci, il mondo è cambiato. Alcuni convincimenti fondamentali è bene che cambino, non possono rimanere gli stessi. Ma se ancora dobbiamo decidere se ha ancora un senso, madre è colei che mi ha partorito. Se questo ha ancora un senso, allora la maternità surrogata non va bene mai. E io ve lo dico con franchezza, con tutta l'impopolarità che questo può generare, ma insomma, come minimo la coppia omosessuale maschile per una volta possa subire una discriminazione rispetto a quella femminile. Nella storia è capitato sempre alla rovescia. Se per una volta si fa una discriminazione a carico dei maschi, non sarà la fine del mondo, ma almeno nell'omosessualità femminile, che certo il ricorso alla banca del seme quel problema lo pone, però almeno questo bambino sarà poi chi prenderà cura, l'accudimento di questo bambino o bambina, sarà da parte di colei che lo ha partorito. Ecco, ci sono questi temi sui quali ecco, è mancata e manca una riflessione sufficiente. Anzi, se posso farvi una preghiera a nome della collettività, a voi due, è la seguente. In vista della salute dei vostri pazienti, approfondite pure dall'interno tutte queste tematiche che io capisco a stento, se contribuiscono alla salute dei vostri pazienti, io ne sono comunque contento. Ai fini della salute collettiva, che ha bisogno di ricavare anche di qui
Ecco, le regole dell'etica comune di cui abbiamo bisogno, di cui abbiamo un disperato bisogno, che non possono più essere quelle di 200 anni fa, ecco, aiutateci a partire dalla fine del libro di Paola, lasciando a voi di attraversarne tutti i meandri. Non si arrabbiare. Grazie, grazie mille. Io non devo dire mai la mia, infatti non lo faccio, ma solo en passant che io condivido parola per parola quello che ha detto Giuliano. Io posso dire solo una battuta che interpella le nostre psicanaliste a livelli proprio molto corrivi del livello che viviamo oggi. Io insieme a altre poche, devo dire, non tante, ho fatto una battaglia proprio fortissima contro la gravidanza surrogata, di cui non entro sugli effetti sociali che diceva benissimo Giuliano, ma proprio per le ragioni che c'era una negazione della maternità all'origine, della figura della madre, una negazione della madre. Non entro nel merito, non parlo, solo che questo anche a livello parlamentare, per non dire nei social, sapete qual era l'insulto più greve che ci veniva fatto a noi, un po' irriducibili su questo, che non vogliamo tanto dialogare, siamo convinti che sia profondamente sbagliato. Ci veniva detto, non conservatrici, reazionarie, freudiane medievali. No, concludo così. Però sofisticato come insulto. Era sofisticato, infatti veniva poi da persone che, infatti mi stupivo, perché, però era, ti fa pensare. Ecco, devo dire, voi no, non siete più, però rimando la palla della conclusione di Giuliano e darei la parola a Paola, che insomma io penso che questo sia stato un dibattito ricchissimo comunque. No, intanto voglio ringraziare tutti i relatori insomma, per la ricchezza dei contributi, anche perché è sempre abbastanza emozionante vedere come il proprio libro viene letto e quindi le aperture che dà, le altre strade che apre, quindi vi ringrazio infinitamente, come voglio ringraziare naturalmente tutti i presenti a questa occasione, mi ha fatto molto piacere vedervi tutti. E, diciamo, non credo che riuscirò a rispondere ad tutte le cose che mi sono segnate, perché sono troppe. Però voglio incominciare da una puntualizzazione, proprio riprendendo quello che diceva Emma, sul fatto che la psicanalisi, diciamo così, come se non si fosse mai abbastanza espressa su queste cose, cioè su queste tematiche. In realtà, e questo lo devo dire per onestà intellettuale, perché è una cosa che nel libro manca, e manca per problemi di spazio, di tempo, per tutta una serie, però che questo non giustifica. In realtà in Italia c'è una tradizione su queste tematiche, non propriamente o non sempre solamente interna alla società psicanalitica, però per esempio Silvia Veggetti Finzi ha pubblicato tantissimi volumi in cui fin dall'inizio degli anni 90 anticipava molto alcuni di questi temi, quindi questa tradizione italiana va riconosciuta. Il problema, secondo me, è un altro, è della difficoltà che abbiamo, ma forse non è solo la difficoltà della psicanalisi, forse è la difficoltà un po' di tutte le discipline di dialogare tra di loro e di uscire dai loro. Io nell'introduzione ho scritto che l'intenzione del libro era proprio quella di uscire dai bunker della psicanalisi, e questa diciamo presentazione lo dimostra, perché sono casomai prevalenti i non psicanalisti, e quindi come entrare in contatto, come si possono fecondare anche punti di vista diversi che possono aiutare a aprire prospettive.
Quindi credo che il limite casomai è più nella chiusura che non nell'elaborazione che viene fatta. Poi c'è un punto, adesso non riesco onestamente a recuperare nei vari interventi, però il tema diciamo di come si è coniugata dentro di me e come si coniuga questo rapporto tra sessualità e procreazione, e il punto che sottolineava Sebastiano della prima parte del libro, impostata tutta su come la psicanalisi ha trattato il tema della sessualità, che rappresenta anche l'incipit della psicanalisi, questo va detto, perché è con le isteriche, appunto, la teoria della seduzione poi abbandonata, che la psicanalisi inizia. Il motivo per cui ho incominciato a riflettere che questi due percorsi avevano punti di saldatura importanti e sui quali bisognava, secondo me era necessario riflettere, dipendeva dal fatto che l'evoluzione psicanalitica su questo tema e anche l'ombra in cui era entrato almeno in una parte della psicanalisi rischiava di deprivare completamente una parte di conoscenza del soggetto, quindi in cui, se accantoniamo per un attimo la psicanalisi francese, che ragiona ancora molto, come diceva Anna, secondo Freud, però il non riuscire a riflettere di più su questo tema rischiava di depauperare una parte di soggettività, facendo entrare in primo piano unicamente il discorso dei bisogni e non quello del desiderio. E secondo me il desiderio invece è il desiderio di come la coppia genitoriale, l'adulto, vive il suo proprio desiderio, il desiderio sessuale, è un elemento, un ingrediente fondante della psiche infantile. Quindi il punto che io ho cercato, lo sforzo che ho cercato di fare è stato quello di non niente affatto demonizzare l'aspetto pulsionale di Freud, che secondo me mantiene ancora alcune ricchissime verità, soprattutto il suo aver introdotto quest'idea della psicosessualità e quindi di come il corpo è fondamentale e di tutto il lavoro che la psiche deve fare per elaborare i messaggi che vengono dal corpo, ma come questo entra in un mondo di relazioni e si coniuga in un mondo relazionale. Allora, è chiaro, forse non è così chiaro, ma bisogna andare un po' velocemente, che nel momento in cui interviene un elemento alieno e artificiale come la tecnologia, che inevitabilmente distorce, aiuta per carità e risolve moltissimo, e questo lo dobbiamo riconoscere, però distorce un processo che per millenni è stato naturale, e in questo c'è un salto antropologico, una frattura antropologica, perché mai nella storia si era verificato, per avere un figlio c'era un solo modo, e c'è sempre stato un solo modo, buono, brutto, cattivo, ma si doveva avere un coito, non c'era altro modo. Quindi per la prima volta nella storia millenaria dell'uomo noi assistiamo a una rottura antropologica su questo punto, e qui sono d'accordo con Giuliano, le conseguenze noi non le possiamo ancora vedere, le possiamo ipotizzare, quello che ci arriva nella stanza da Nasi ci può far capire certe cose, ci può sollecitare pensieri e riflessioni, ma forse le conseguenze le vedremo molto molto più in là. Allora, è chiaro che questo intervento della tecnologia
diciamo, impatta, per usare una brutta parola, proprio su quel nodo del rapporto sessuale e quindi del piacere legato, che almeno così dovrebbe essere, poi sappiamo anche che non è così, ma insomma, diciamo, in linea generale, di principio o comunque auspicabile, in un rapporto di piacere lo distorce inevitabilmente e quindi ha a cascata una serie di conseguenze, tanto più quando, e qui entriamo negli aspetti più complicati, quando l'aspetto delle biotecnologie si è così sofisticato che abbiamo tutta una serie, appunto l'eterologa è ovviamente quella che viene in mente per prima, ma anche l'innesto degli embrioni crioconservati crea problemi grandissimi, la surrogata che ricordava Giuliano, quindi diciamo come tutto questo si riflette nell'ambito del desiderio, ma nell'equilibrio della coppia e nel rapporto col bambino. E io credo che noi qualcosa di questo incominciamo a vedere, cioè di come, almeno questa è la mia ipotesi o la mia tesi, cioè di come queste situazioni richiedono un lavoro di integrazione molto complesso, perché che deve essere fatto prima nella mente genitoriale per poter poi aiutare il bambino a farlo, cioè molto complesso di riuscire a mettere insieme e a elaborare tutta quella parte estranea che è entrata nella generazione del proprio figlio, perché questo è la parte più difficile per le coppie, appunto. Tu prima ricordavi i padri che poi disconoscono e, per esempio, in genere insomma, la frequenza maggiore è nell'ovodonazione, ma quando si tratta di donazione di sperma le cose diventano molto molto complicate, perché la psicologia maschile è molto sensibile a tutto questo, tanto è vero che anche sulla sterilità le reazioni maschile e femminile sono diverse, quindi è una materia molto complessa. Allora io credo, e questo quindi un lavoro di integrazione nella mente genitoriale, perché poi a valle c'è un lavoro di integrazione nella mente del bambino, perché la domanda, la buona Klein, quando diceva l'origine di tutte le domande, chi mi ha fatto, da dove vengo, l'enigma degli enigmi, che tutti i bambini naturalmente hanno e con un interrogativo con cui si scontrano. Quindi in quel momento la ricerca delle origini è fondamentale, aiutare il bambino a poter integrare nel caso percorsi così complessi che l'hanno portato alla vita, a nascere. Per cui è un lavoro molto complesso in realtà e che pone questioni molto complesse. E io credo che il limite sul fronte medico è, anche per una serie di questioni, come dire, la necessità di procedere, i tempi, insomma, tutta una serie di questioni pratiche, non favoriscono e non aiutano. Questo diceva anni fa la Coggi, che Emma conosce benissimo e che è stata una ginecologa pioniera in questo ambito, è la possibilità di porsi domande, di capire fino qui la responsabilità, fino a che limite uno si può spingere, fino a che limite la coppia può sostenere quel percorso. Ecco, allora io credo, diciamo, o fino a che punto, perché il desiderio non venga stravolto in obbligo e in necessità, obbligo verso se stessi, necessità di illusoriamente sanare una ferita, eccetera. Quindi credo che forse questo
molto più modestamente è il contributo che la psicanalisi può dare, cioè nella capacità di individuare, almeno penso, quelle che sono le domande centrali e i fattori che mettono in gioco, che si mettono in gioco in questi percorsi e che toccano il cuore dell'identità, perché sessualità e generazione andiamo al cuore dell'identità umana. Bene, ringraziare tutti gli oratori, penso di interpretare il sentimento di tutti, nel ringraziare soprattutto Paola per questo bellissimo lavoro di cui le siamo veramente grati. Grazie a tutti. Grazie.